Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati. Io sono Alessio e sono il vostro traghettatore scientifico di Eureka. Perché ho fatto il saluto vulcaniano? Perché oggi, in pochi minuti, parleremo di spazio record, ma soprattutto di astro Samantha Cristoforetti. 42. Dunque, la breaking news di oggi è veramente importante, di quelle che ci fanno esultare sia come italiani, ma anche come appassionati di scienza e di spazio. Sì, perché è da poco la notizia che la nostra Samantha Cristoforetti sarà la primissima donna europea a comandare la stazione spaziale internazionale. Insomma, dobbiamo essere sinceri, i record in qualche modo stanno inseguendo la nostra cara astro Samantha. Ormai tra le astronaute più famose, ma anche più apprezzate, sia dal mondo della scienza che anche dal mondo ovviamente non propriamente vicino a quello della conquista dello spazio. Insomma, Samantha la conosciamo tutti, però questa bellissima notizia, che appunto ricordiamo, lei sarà comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Tutto ciò prenderà vi ovviamente vita nella missione 68 e tra le cose più belle che possiamo ricordare su questa missione è innanzitutto che Samantha Cristoforetti potrà godere della comodità della nuova Crew Dragon, appunto ad opera di SpaceX di Elon Musk, una delle ovviamente dei nuovi vettori, razzi vettore che portano gli astronauti nella stazione spaziale internazionale. Insieme a lei ci saranno ovviamente anche altri astronauti, altri due nell'equipaggio, Kiel Lindgren e Bob Hines della NASA. Ovviamente partiranno sempre dal classico Cape Canaveral. Questa notizia ci può dare l'occasione per così sviscerare un po' di curiosità, un po' di numeri anche della nostra astro Samantha. Ricordiamo che questa sarà la seconda missione lunga per quanto riguarda la nostra astronauta. Nel 2014 ha partecipato a già un'altra missione di 6 mesi con la missione Futura. Questa sarà la seconda grande missione, appunto lunga, per quanto riguarda la permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ma qui parliamo anche un pochino di lei, un po' di varie congetture che riguardano la nostra Samantha. Allora, non tutti sanno che in partenza, per quanto riguarda questa missione, lei sarà dotata di una bellissima fotocamera, di una fotocamera ad alta definizione 4K, la RED, quindi ci aspettiamo delle immagini stratosferiche per quanto riguarda le nuove registrazioni che troveremo appunto in rete, anche dal suo profilo, perché lei ci ha abituato, ovviamente, come gli altri astronauti, a dare degli aggiornamenti molto interessanti, soprattutto in diretta, come il mondo dei social. Insomma, l'ISS ormai è abbastanza avvezza a informazioni di questo tipo. È una super nerd, sappiamo la sua passione per Star Trek, ricordiamo delle fotografie che hanno un po' fatto il giro del web, sia il suo saluto vulcaniano in occasione della morte dell'attore Leonard Nimoy. Appunto, ricordiamo questa fotografia con questa t-shirt, e durante varie interviste, anche oltre a Pop Festival, ci ha ricordato che quella era sì una t-shirt dedicata a Star Trek, ma non era quella ufficiale, perché comunque c'era una piccola spillina che lo ricordava ovviamente il logo. Ricordiamo anche un'altra fotografia, un pochino più per i super appassionati di Star Trek, sempre lei con una divisa appunto dedicata alla serie Voyager. Ma non c'è soltanto Star Trek nel mondo di Samantha Cristoforetti, perché c'è anche un'altra pietra miliare del mondo nerd, che è appunto guida galattica per autostoppisti. Lei è stata protagonista della missione 42 nel 2015, con quel meraviglioso poster che ricreava un pochino appunto il poster originale della serie TV e dei protagonisti della guida galattica stessa. Quindi il 42 è stato un numero molto importante anche per Astro Samantha. Per realizzare il poster dedicato a Guida Galattica non c'è Photoshop, ma ci sono dei costumi veri, realizzati benché meno dalla moglie dell'istruttore della Stazione Spaziale Internazionale, anche lui molto nerd e ovviamente molto vicino alla realizzazione di un'opera ovviamente finita e ben fatta. È stata anche una cuoca, ricordiamo i suoi video appunto in assenza di gravità, a insegnare come cucinare appunto in assenza di gravità, e è stata una anche delle poche a poter usufruire e godere di un caffè espresso proprio nello spazio. Altre piccole curiosità: ha deciso di chiamare sua figlia Kelsey Amal, che significa coraggiosa e speranza. Per quanto riguarda anche altri aspetti, magari dedicati alla sua vita privata, vive a Colonia in Germania. Suo marito Lionel è anche lui un ingegnere di ESA,
e si occupa dell'addestramento appunto degli astronauti, quindi probabilmente in casa l'argomento principale sarà sicuramente lo spazio, ma magari anche Star Trek e le tante altre passioni di Astro Samantha. Ovviamente per chiudere un pochino le curiosità che ruotano attorno a questo meraviglioso personaggio, ambasciatrice UNICEF, chiaramente pilota dell'aeronautica militare, è una grande appassionata di lingua cinese, di nutrizione e nello stesso qual modo ama fare moltissimo le escursioni in montagna, immersioni, e è anche una grandissima fan dello yoga e della tecnologia in genere. Questa notizia non potevamo non darla come breaking news. Ovviamente continuate a seguire il nostro canale di YouTube, attivate la campanellina per non perdere nessuna delle nostre notifiche, fate un like se vi è piaciuto questo video o anche un dislike se non vi è piaciuto come abbiamo raccontato la scienza. Quindi per oggi è tutto, al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!